Sabisco. No. Sabisco. No. Sadarti a per culo. Se pareva. Allora, ci tenevo a dire un paio di cose, che voi se no se pensa che noi fotomodelli siamo dei superficiali, dei coglioni. Allora, innanzitutto, il mio nome è Garrison. Comunque a me è andata bene perché è mia sorella, che mia madre è una patita dei segni d'aria, gli ha dato il nome d'aria. Mia sorella si chiama Loppa. Che io mi chiamo Garrison, però visto che facevo fatica a farmi notare nel mondo dello spettacolo, adesso ho cambiato il nome, ora mi chiamo Fabrizio Corona Giorgio Napolitano. Visto che ci stanno tanti giovani, ci tenevo a dire che per fare parte dedicata a Vigile che mi ha fatta la multa. Si intitola Amico Vigile, fa così. Comincia così. Amico sto ca e finisce così. So. E poi ho scritto pure una canzone che sono anche cantautore da scuola romana. E la canto? Sì! La canto? Sì! Allora, tutti insieme, vai! Tutta la piazza! Solo la musica. Ciao Guillermo. Andiamo. E dicevo appunto, quindi niente, io proprio così ho questa ansia, questa paura proprio a tanti, cioè io ho paura di tutto. Paura, ho paura in generale, ecco, paura proprio, ho paura dei pitbull. Ti hanno pagato a te per essere qua o... Non ti hanno pagato, sei qua gratis, sicuro. No, dicevo, adesso però già c'ho l'ansia. Benissimo, non è che adesso però ogni cosa ti devo spiegare com'è. E poi devi andare da papà e te ne spiega poi lui. Tutte. Non c'è un papà? Certo, sono sempre un piacere, bambini, degli altri. Allora, vediamo, quale faccio? Allora, sì. Tranquilli. Sono calmissimo. Proprio l'altro giorno sono andato da mia sorella che c'ha avuto un bambino, l'ho preso in braccio e incominciato a cullarlo, flicche, 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 flicche. A un certo punto mi è volato di mano e ho detto, oddio, adesso picca contro qualche cosa. Fortuna che la finestra era aperta. Grazie signore, grazie. Ok, ci sei tu, pronto? Devi iniziare, Vai. Domenica era una giornata bellissima, così ho preso la bicicletta per fare una bella gita in bici in campagna lungo i sentieri. Mentre ero lì che pedalavo bel bello, a un certo punto uno scoiattolino mi ha attraversato la strada, sono andato a sbattere contro un albero di pere e sono caduto. No, qua ci devi mangiare, capito? Devi attaccare. Non ci devi dare il tempo di iniziare, capito? Rifai, sono caduto. Sono caduto. Grazie, attacca, devi attaccare, devi dire quello che c'è dopo, capito? Perché ci devi mangiare. Pausa breve, noi partiamo e tu poi però, allora, rifacciamo, sono caduto. Poi però sono risalito, la mia bella. State in posizione, cioè, vai, tu devi andare, non torna. Entra, vai. Vai.
alla mia bella bicicletta e sono andato lungo un fiumicello dove ho visto una contadinella che lavava i panni, una vera professionista nella sua professione, perché lavava così bene che mi sono distratto a guardarla e sono caduto contro un albero di ciliegio e sono caduto. Allora ho lasciato la bici appoggiata a un fatto, ho proseguito la mia comportata passeggiata a piedi, e mentre ero lì che mi godevo il panorama, l'aria pulita e il cielo terzo, la natura rincuorando a un certo punto da un cespuglio sono bucati fuori dei bambini di campagna che mi hanno tirato delle mele a cerbe e sono caduto. Io però mi sono rialzato ma sono scivolato su un caco. Oh. Meno male che la frutta va bene. Grazie signore, grazie. Funzionava così uguale, non funzionava neanche nel gruppo, quindi va benissimo, no, bravissimo. Okay. Va benissimo, benissimo. L'altra domenica mi sono sbagliato. Aspetta, mettici un po' di entusiasmo. L'altra domenica mi sono sbagliato e sono andato allo stadio con le pantofole. Oh. Fortuna che giocavo in casa. Grazie signore, grazie. Aspetta che ne faccio un'altra. Proprio un altro giorno, il mio amico Gustavo andava in bicicletta, fleche. A un certo punto è uscito di strada e finito tra i robi, nel filo spinato si è tutto tagliato, usciva il sangue, ha detto cazzo. Prima era muto. Grazie signore, è un po' come se noi avessimo avuto tutti come un rapporto con lei, capito? E questa è la storia, cioè. Adesso lei ci svela la verità. Dai, c'è, dai, vai. È tornato il ciclo. Grazie signore, grazie. Bravo. Rappresentante di Muto Cultura, giusto, no? Perché almeno così facciamo i ringraziamenti quelli ufficiali proprio fatti bene. No, è vero. Comunque segue dibattito di 4 ore, infatti adesso si inizia un confronto fra di noi, ci direte quello, insomma. Vieni. Faremo dei pezzi sperimentali adesso, sì, molto particolari. Com'è aprire un centro culturale, va? No, aspetta, adesso non mettiamolo però in mezzo perché. No. No, non l'abbiamo visto. No, stai seduto, guarda, no. Che bello, è bello. No, dai, può succedere, no. Qualsiasi cosa. No, facciamo una cosa seria. È vero, sapete che lui sa fare molto bene l'imitazione di Buffon, è vero? Perché ci assomiglia anche. Vai, l'imitazione di Buffon. Vai. Sì, sono molto contento di essere qui stasera a Varese Ligure. Mi manca un po' la sederola e comunque grazie, è stata una serata, insomma ditelo in giro che si ride a Varese Ligure, perché io sono stufo da aprire dei centri culturali, devo andare a scommettere. Può succedere di tutto, può finire, no, da un secondo all'altro. Sentiamo. Grazie, molto gentili. No, io volevo ringraziare tutti quelli che sono qui. Noi, qualcuno ci conoscerà, siamo dei semplici ragazzi, anzi ex ragazzi di Buto, che cerchiamo di fare qualcosa per dare un po' di impulso ai paesi della nostra valle. Quest'anno abbiamo tentato, grazie alla loro disponibilità. Lo stiamo perdendo. Abbiamo cercato di mettere insieme questa serata e ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato e quelli che ci hanno aiutato per realizzarla, perché ovviamente abbiamo fatto tutto da dilettanti, noi, loro invece sono dei professionisti. Grazie per essere libero. Grazie Buto. Soprattutto ringraziamo i vicini che ci hanno supportato. Perché noi rimarremo qua fino alle 5 del mattino per la gioia degli abitanti di queste case. Grazie. Ciao, grazie mille. Ciao, Alessandro Bergallo. Alessandro Bianchi.